Ciao a tutti ragazzi, eccoci per un nuovo video. Quest'oggi sfoggerò una nuova intro che spero vi piaccia. Come vedete sono nel mio primo video sulla Play 3, dove farò vedere questo gioco dove fare una serie che si chiama iPhone. Ora, adesso si vede male ragazzi perché è un po' chiaro, però aspettate un secondo. Ecco, facciamoci. Ecco, no, io avevo già la carriera, ho finito il gioco, ma aspetta, lo rifaccio. Sì, va bene, non importa, che se ne fotte. La facciamo nuova la carriera. Allora, ragazzi, come potete ben vedere, qui in alto a sinistra c'è scritto face, cioè faccia. Adesso noi dobbiamo fare il nostro rapper in questo gioco e poi dovremo farci una carriera da rapper, lavorare, prendere soldi per modificare vestiti e cose così. E poi dovremo lottare tra rapper. Allora, possiamo ben iniziare. Allora, intanto 182 centimetri, no, troppo basso. Aspetta ragazzi, perché mi... Oh, no, perché questo gioco c'è un po' con me, con i comandi. Quindi ci metterò un po' di più. No, nemmeno ben 2 metri. Ecco, 2 metri, sono bello alto, ragazzi. Ecco. Ma qui, guardate, la struttura non fa tanto... No, dark, no. No, oliva. Vediamo. Sì! Vediamo. Così sarebbe robusto e grasso. Invece così sarebbe robusto e magro. Ora vediamo, questo è grasso. Allora, noi ci facciamo il robo. Aspetta, andiamo un po' a vedere cosa c'è qua giù invece. Magro e magro e non robusto. Guardate che schifo che è. Oddio. Fa proprio cagare così. Oddio, mamma mia. Aspettate ragazzi, che adesso raddrizzo un po' la visuale. Che così ci vedete meglio. Ecco, perfetto, così si dovrebbe venire bene. Ok, facciamo così, grasso, vabbè, grasso non voglio dire, vabbè, va bene così. Io questi non li vorrei modificare, ma... Vai. Occhi. Voglio solamente cambiare il... Ok, faccia. Green, hazel, light brown, acqua, blu. Perfetto. Style, ah, c'è una bellissima ragazzi. Aspettate, ecco questo qui che è. Allora, ho questo ragazzi, e se non c'è, aspettate, ecco, sono qui, ci sono anche la Messi. Ecco, noi saremo questi, però non black, perché ragazzi io sono biondo. Sì, no, lo so che fa un po' schifo, però faccia liar. No, niente barba. Info, come ci chiameremo? Ragazzi, ovviamente ci chiameremo Alex. Perfetto. No, last name no. Ghetto Blaster o Street Kundu? Ghetto Blaster, il mio preferito. No ragazzi, io qui sono, non mi piace un casino la maggior parte delle canzoni, ma ho levato il volume per farmi sentire, ma dopo lo rimetterò. Così va bene. Aspettate ragazzi che adesso rimetto il volume. Scusate un attimo. Ok. E si è finita delle canzoni del gioco. Una delle mie preferite, va bene. Ok, adesso non solamente aspettare il caricamento e ci troveremo a vedere un bellissimo video che una certa parte ve la farò vedere, l'altra dopo no, e dopo ci sarà il combattimento. Ah no, c'è questo piccolo video. Vedete ragazzi, quel tizio laggiù, ecco no, così che sono due ragazzini che giocano a basket,
che vedono Mr. Carver, che è un produttore, che si fanno fare l'autografo sul pallone. Ecco, quel tizio lì a sinistra, il vestito di bianco, sarei io. Quello a destra è Mr. Carver. Ah sì, adesso mi ricordo cosa succede. Da parte la censuro perché fa parte del gioco, quindi non vorrei rovinarvi l'esperienza del gioco. Questo gioco è completamente sconosciuto a metà mondo, però questo se ne frega. Anche a riconoscere magari solamente un quarto del mondo, ma anche meno. C'è qualche tizio che entra e esce, ecco. Questa qui è la parte che dicevo che non potevo censurare. Perché sennò magari non godevate dell'esperienza di gioco. Poi ci sono questi tizi. Che cazzo è successo a Mr. Carver? Ecco, è morto, ragazzi. Ma questo non è successo adesso. E come il video vi farà vedere adesso. Poi ci sarà aperta la parte che salterò, perché sennò io vi do un'esperienza di gioco, perché sarei tutto il tempo a vedere filmati, perché in questo gioco ce ne sono parecchi. Ovviamente poi ci farò anche una serie tra solamente combattimenti tipo tra... Vabbè, vai. Visto? Quello lì era 2 anni prima. Adesso salto un attimo il video e adesso ci sarà combattimento in questo posto. Come potete ben vedere c'è un tizio che prende una mazzata in testa. Poi c'è quest'altro che vola. Non è che vola perché vuole volare e colpire quello lì, eh. Ma anche se lo colpirà. Vabbè, lui è. Volano perché qualcosa scoppia. Di solito però volano perché c'è la musica. Oppure perché quelle tizie lì li colpiscono con le gambe. Ecco, io sono il tizio con la maglia bianca. Oh, cazzo fuori. Ecco, la vista sono quelle barrette che ci sono lì a sinistra e a destra. Oh. Ragazzi, io ho messo un livello facile perché ovviamente io sono più piccolo di qualche diciottenne magari, però vi assicuro che non è per niente facile lo stesso. Ragazzi, guarda, lo sto distruggendo, wow, mi sto ritroppando sempre contro di lui. Che vi dia che è difficile da uccidere, ragazzi. Voi ovviamente non potete godere della bellissima grafica di gioco, ma un giorno vi giuro che ve la porterò bella. Oh ragazzi, avete visto il tizio che si è preso la mazzata in testa dal cielo? Ti piacciono le mie scarpe? Bene, te le troverai in alfa. Certo. Sicuramente, guarda. Ecco, visto l'avevo detto io. Ma guarda quanto sono muscoloso, guarda che belle braccia. Ecco. Questo è quello che mi piace di picchiare veramente. Quando cade per terra, perché. Au, ah. Vabbè, dopo gliene faccio una anch'io, ma più potente, ovviamente. Perché sennò altrimenti non avrebbe senso. Vabbè, ci rialziamo sempre così, tanto per. Così, perfetto. Proprio a random lì si fa. Ecco, adesso non ci vedi più, ci servono occhiali da sole. Magari non da sole, ma vabbè. Ecco, vediamo di fa così, ecco. Visto io ragazzi faccio judo. Che no, lo facevo, ho fatto 3 anni, sono arrivato a cintura arancione verde, ma adesso faccio basket. Che a dire il vero mi piace più perché sono più bravo. Ragazzi, doppio, ma non per colpa mia, per colpa di Axel. E Bearne stupida. E stupida, stupidità, scusate ragazzi. Manca brutto, mamma mia. Adesso ragazzi mi sa fare schifo le ganze. Una take down, au, cazzo. Ecco,
bella takedown. Morto, ragazzi. Ma ovviamente ci ritroveremo quasi tutti più volte durante la storia. Continuiamo. Mi vedete? Io mi chiamo Alex. E ok, ragazzi, direi che tra poco potremo concludere questo primo gameplay di Icon, che è un gioco bellissimo di Def Jam. Oddio, guardate come cazzo mi ha ridotto, mi ha fatto l'occhio nero questo tizio di merda. Ah, mi hanno chiamato per qualche strano motivo che non conosco. Ragazzi, questo qui era speciale di Halloween e spero vi sia piaciuto. Ok, saltiamo perché tanto una chiacchierata è inutile e che dura qualche minuto. Ma io non voglio sprecare tempo perché ho da fare oggi. Ho molte cose da fare perché proprio oggi è Halloween. Come vedete, ecco. Ecco, questa qui è la nostra fottutissima casa di merda. Ma ragazzi, voi avete capito come mai avevamo una maglia e adesso siamo in carrettiera? Perché io non ho mai capito. Se non l'avete capito, possibilmente me lo potete scrivere nei commenti, grazie. E ci ritroviamo al mio prossimo video. E dato di